Gente che parla, quarta parte, siamo sempre in diretta, sono le 10:10 dalla musicoterapia per l'Alzheimer al jazz di Barbara Raimondi. Ciao Barbara. Ciao. Grazie per la tua presenza. Barbara Raimondi, jazzista torinese di successo, anche se nativa di Savona. Esattamente. Torinese d'adozione? Torinese d'adozione. D'adozione, si dice sempre così, lo sono anch'io in fin dei conti. A tutto jazz, la passione per il jazz. Da dove nasce? La passione per il jazz... Nasce da sempre. No, da sempre no, veramente, da sempre no, anche perché comunque il jazz è una musica un po' complessa, insomma, per cui è difficile che ci si avvicini al jazz molto molto giovani, insomma, di solito succede un pochino sì, più avanti con la studi, con la maturità artistica, con diciamo. La maturità artistica, ecco, esatto. Per usare un giro di parole. Però da un po' di anni ti sei sì, specializzata in jazz. Sì, perché diciamo che dagli studi classici ho capito che forse la struttura della musica appunto classica, peraltro molto bella, insomma, ma non faceva proprio tanto parte del mio temperamento, insomma, avevo bisogno di qualcosa che mi permettesse di esprimermi in maniera un po' più libera. Ecco. Una curiosità da ascoltatore, sì, ma la scelta del genere musicale dipende dal tipo di voce che uno ha, oppure dici no, guarda, io ho la voce da soprano ma voglio fare la disco music, cioè ma dipende no, anche da quello la scelta. Tu hai una voce da jazzista o potresti cantare qualunque cosa? Credo che ci siano delle voci, sono delle voci che sono più versatili e quindi sono, diciamo, più disponibili per qualunque tipo di... E allora lì, in questo caso, dipende un po' dal temperamento, insomma, soprattutto, credo. Un temperamento jazz. Dai propri gusti, ecco, esatto, sì. Allora, adesso noi abbiamo anche due video, così la voce la facciamo anche sentire, perché è quella che conta. Io intanto vi farei vedere l'ultimo piacere musicale, perché una volta si diceva l'ultima fatica editoriale, l'ultima fatica musicale, non sono fatiche, sono piaceri, no? Questo è il CD Contigo en la Distancia, Barbara Raimondi, Roberto Taufik, Enzo Zirilli. Esattamente. Sì. Che album è questo? Questo è un lavoro, questo trio, noi lavoriamo insieme già da almeno un paio d'anni, soprattutto dal vivo, perché ovviamente nel jazz la parte live, diciamo, è la parte predominante, insomma, no? È il momento in cui ti esprimi di più. E dopo due anni di concerti abbiamo deciso di entrare in studio e registrare questo lavoro, che è un omaggio alla musica latinoamericana, prevalentemente di lingua spagnola. È tutto in spagnolo? Quasi tutto in spagnolo, quasi tutto in spagnolo e in parte in portoghese, cioè sono canzoni brasiliane, perché il chitarrista è brasiliano ma vive a Torino da molti anni. E quindi sono tutti brani vecchi degli anni 30, 40, della tradizione latinoamericana. Beh, c'è Cucucucucu Paloma, sì, signore. Cioè ci sono anche canzoni, proprio canzoni famose, sì. Upa, Neguinho, sì, quindi è molto latineggiante questo album. Perché la parte melodica, diciamo, della musica latinoamericana offre moltissimi spunti anche dal punto di vista improvvisativo, insomma, quindi abbiamo pensato di mettere insieme queste due cose, l'approccio improvvisativo, che è quello jazzistico, e la tradizione latinoamericana. Disco registrato al Catford Garage Studio di Londra. Di Londra, sì. Allora, noi adesso vediamo qualcosuccia che abbiamo trovato nel fantastico mondo di YouTube, perché c'è davvero di tutto, quindi figuriamoci se non c'è una cantante jazz come Barbara Raimondi. Abbiamo trovato un video in italiano e uno in inglese. Da quale cominciamo? Io comincerei, visto che abbiamo parlato di Contigo, da quello in italiano, perché è una versione in italiano di una famosissima canzone brasiliana, Aguas de Março. Acqua di Marzo, ecco la voce jazz di Barbara Raimondi.